happy. Ferragosto, abruzzesi divisi tra una giornata di relax, lavoro, picnic in montagna, musei e tuffi in mare. È emblematico il caso di Pescara nel nostro mini sondaggio in strada più turisti che pescaresi. Di dov'è lei? Di Terni, Umbria. Argenta Ferrara. È del Belgio. Moglie e nipoti sono, diciamo, metà, di Bologna e di Moldavia. Due sono le ipotesi: o i pescaresi ne hanno approfittato per qualche giorno di vacanza magari in montagna, oppure sono tutti in spiaggia, o i turisti da tutta Italia e oltre hanno scoperto o riscoperto il capoluogo adriatico. Il nostro Ferragosto deriva dalla locuzione latina Ferie Augusti, riposo di Augusto, che indicava una festività istituita dall'imperatore stesso nel 18 a.C. e a distanza di 2000 anni. Cosa farete domani a Ferragosto? Spiaggia, tutto il giorno in spiaggia. Ma siete di Pescara? No. Di dove? Torino. Beh, quindi ovviamente vi godete la spiaggia. Assolutamente sì, tempo permettendo. Da quanto tempo siete a Pescara? Io una settimana circa. Lavoriamo tutte e due. Insieme, tra l'altro. Posso chiedervi che lavoro fate? Lavoriamo qui in ferrovia, in stazione. Cosa farete domani a Ferragosto? A casa, io lavoro, quindi loro saranno a casa. Posso chiederle che lavoro fa? Medico. Veramente con la mia compagna quest'anno forse andiamo in montagna. Non potrò muovermi da Pescara perché sono in pronta disponibilità veterinaria come servizio veterinario, ufficio igiene degli alimenti di origine animale. Oggi si lavora al bar, domani? È al ristorante. Quindi domani Ferragosto non si lavora? No, non lavoro. Rimarrò con la mia famiglia a casa, ad Ascoli Piceno. Sono ingegnere e lavoro qui. Si trova bene a Pescara? Dica la verità. Un bel lungomare, bella gente accogliente, una città accogliente. Siamo di Roma. Quindi è l'ultimo giorno a Pescara? Sì. Casa? Lei è di Pescara? Sì. Quindi relax? Diciamo così. Ma perché quest'anno ho avuto poche opportunità di frequentare la spiaggia e quindi ne approfitto in questo giorno per stare in famiglia. Sì, mare, sì. Mattina, pomeriggio. Con gli amici andiamo fuori Pescara. Lei, scommetto, non è di Pescara. A chi imbucherà queste cartoline? Alla famiglia. Di dov'è? Foggia. Mi rilasso, e da sola, è la cosa più bella. Sono rimasta vedova da poco. Mi dispiace. Quindi sono a casa con mia figlia. Cercherete, insomma, di trascorrere una giornata almeno serena. Di dov'è? Torino. Passerete il Ferragosto in riva al mare. In riva al mare, a mangiare e riposarsi. Cosa farà a Ferragosto domani? Andremo fuori, in campagna. Magari cucinerete anche gli immancabili arrosticini. Sì, le rustelle. Buon Ferragosto e buon rustello a tutti. Buon appetito. Grazie. Arrivederci. Don't worry, be happy.